sarebbe un grande film, tutti gli elementi per esserlo, un archetipo importante, narrativo, due amici che crescono insieme e che poi si trovano su due fronti diversi. C'è un mondo lontano da raccontare, c'è l'urgenza di raccontare questa storia che dovrebbe essere la base di ogni film che si fa, un sacco di film inutili sicuramente, e invece questo sarebbe un buon film. Ma soprattutto c'è una cosa che mi ha colpito, questa non è da regista ma da persona. Da regista la cosa che mi ha colpito è il fatto, prima Giuseppe parlava giustamente di realtà e del rapporto della realtà, cioè fare i conti con la realtà. Ora, noi in Italia siamo figli non solo a livello letterario, ma a livello letterario molto forte del realismo, Manzoni, Verga. Abbiamo anche Dante, Torquato Tasso, Ariosto, Calvino, per arrivare, però sostanzialmente quello, il realismo è un qualcosa che in qualche modo ci condiziona. Personalmente, da regista, è la cosa che trovo più difficile da fare oggi, i conti con la realtà, come dice lui, perché già definire realismo, la parola realismo andrebbe probabilmente ridefinita dopo la scoperta dell'inconscio da parte di Freud, dopo, per non arrivare a nuove tecnologie, le realtà aumentate, virtuali, che cosa è vero? Molto difficile da dire oggi che cos'è reale. Allora io penso sempre che qualsiasi, anche una penna, ma diciamo, facciamo l'esempio più vicino a me, che è quella di una macchina fotografica, una macchina da presa, lo dico spesso, ne sono convinto, ha almeno due obiettivi, qualsiasi, anche il telefonino, almeno due obiettivi. Uno che va verso fuori, che quindi riprende la realtà, e uno che va verso dentro, cioè che riprende il mondo e la realtà di chi sta fotografando. Solo se questi due obiettivi funzionano insieme, allora possiamo parlare di opera d'arte, e se no è solo una copia della realtà, perché tipo la foto che ha fatto il signore, senza togliere niente alla sua dimensione artistica, ma, ovviamente. Va benissimo anche la copia della realtà, quello che è riuscito a fare Giuseppe è proprio quello di far funzionare questi due obiettivi perfettamente, e in qualche modo anche di superare, perché è vero, la storia è vera, è reale, ma la grande capacità che ha avuto, e non solo qui, perché anche negli altri due romanzi, se non avete letto per esempio Alveare, provate a dargli un'occhiata adesso che vengono fuori anche notizie più precise legate alla cronaca. Comunque è sempre riuscito a cercare a mettere insieme queste due cose. Questo è il regista che ha letto il libro. La persona che ha letto il libro invece si è lasciato tirare dentro da una cosa molto più importante di questo di cui sto parlando, cioè che non credo, ahimè, più che si riesca a cambiare il mondo, anche se questo io lo credevo e faccio questo lavoro, per cui con un romanzo, con un film, con una canzone, forse con molti romanzi, molti film, molte canzoni, sì, ma si può cambiare le persone, che è più importante. Quello che ci dice il libro, un secondo dopo, la pagina dopo quella che ha letto lei, Alice ci rivela una cosa, che ha dovuto subire un'operazione al cuore, e hanno dovuto mettere una valvola da una donatrice, una bambina bianca e cristiana. Quindi lui si porta dentro un pezzettino del cuore del nemico, perché dall'altra parte i nemici siamo noi. Credo che questo sia il seme più importante di questo libro, e credo che questa sia l'unica cosa che possiamo fare singolarmente, accettare nel nostro cuore un pezzetto del nemico, perché questo ci può permettere effettivamente di capire
di più del nemico. E questo libro ci fa capire di più dell'Islam, molto più di tanti saggi, secondo me, o di tanti studi politici o filosofici, perché racconta le emozioni di questo ragazzino e le racconta strettamente legate alla sua anima, al suo sguardo, al suo cuore. Per quello che giustamente Giuseppe parla di leggenda o di favola o di mito. Le parole le avete sentite, ne sentiremo delle altre, sembrano quelle di un testo sacro. E questo io ho tratto fantastico. Ed è il motivo per cui sono qui, è il motivo per cui ringrazio Giuseppe sinceramente, perché queste sono le cose che bisogna fare.